Piano, questo manco a bere o mangiare piano. C'è qualcuno che va per il limoncello al sabato sera, poi perde il cellulare. Vedi le storie della vita. Dopo il limoncello, no, sabato sera io esco. Un amico di cena, non era solo limoncello. Ho perso il cellulare, ma non me ne sono accorto. Domenica mattina sono andati a correre in montagna. Che domenica mezzogiorno cerco il telefono, non lo trovo. Lo chiamo, così se dove squilla. Lo chiamo e risponde uno. Risponde uno dalla voce anche abbastanza familiare. Cazzo, come fai a avere il mio telefono? L'ho provato a chiamare. Era lui che ha salvato lui. Prima, in mezzo alla strada, cazzo. È rimasto 12 ore in mezzo alla strada. Non ci credo. Devo andare a Brugherio a portare i ragazzi a fare una gara. Allo sta, sì, sì, fa. Sono lì a mangiare a Brugherio la mia mamma. Te lo porto io. Ma ci sono. Da proprio ora. Servizio completo. Sono veramente una schifo. Bevi un paio di birre almeno, dai, così. C'è scritto lì, ma non vorrei che poi mi penso che ti guardo il culo. Allora fate quello, faccio, lo filmo e me lo guardo a casa con comodo. Così nessuno mi guarda cosa leggo. Non posso immaginare, guarda. Posso solo che immaginarlo. Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Ma lei è il New Entry di centro! È il New Entry! Dio, è la Noemi! Ho la paura! Ma che bello tutto qua! Calore. Gesù Dio, mettiamo via la pelle, cavolo. Allora, tutto bene? Minchia che caldo! Come fa con la manica lunga? Fate adesso un po' via.
Facciamo il mare giù adesso, Sì, sì. Ma sarei quella sotto le... quella sotto la panoramica. Sì, quella che vedi tu a Carlo Ambrosi. Mare giù, eh! Mare giù, ragazzi! Io a Carlo Ambrosi taglio giù, si fa quello sotto. E viene davanti domenica. Da giù lì dopo si ferma. Sì, di pure. Però sono i giorni che sono più, sono le risposte del rame, sono più carichi, cioè, no, io sono assicurato contro il furto in ditta, sul furgone invece la situazione non ti paga. Sì, nell'artrosi, Beh, se pensi che... Thank you.
da qualcuno? Però io non ti furto, ma no, perché comunque ho provato a subire furto in casa, in dico sono solito per noi, no, sai cos'è? Vedo che è 1 ora e 45 da fare, che vuol dire che c'è ancora 1 ora da fare, no? No, lo sai che un'altra volta eravamo più tranquilli, come se aspettavamo così. Ragazzi, diretto, Roby? Sì. Buio. Tutto bene Silvio? Dalla montagna. Thank you.
Quello prima di quello lì. Le cascate a 4, queste qua. Francamente non so. Sì, sulle 4. Gira di sotto. Sì, sulle 4. Ma sbaglio o più mangiare più tanto? Ma mangiato oggi? No, ma ne hanno di più o sbaglio? Rispetto a quelle nuove. L'ho mangiato oggi, ma che bello. Effettivamente l'ho recuperato. Il collegno mi ha detto. Queste qui sono quelle. Sì, basta asciutta. Ah. Sono fenomenali. Sono 5 qui davanti. Anche di più perché qua non fa il pochi. Eh? Non fa il pochi, c'è anche di più. Ma dietro sono in tanti, No, voglio fare di più, E allora hanno girato anche gli altri. Ma davanti, davanti ce n'erano 5 o 6, non verso di più. Verso la destra sono andati. O mercoledì prossimo li troveremo ancora qua, magari. Sì, sì, sì. Perfetto, state più a sinistra, ma andate a destra. Di sotto c'è una serietta. Sì, 7-8. La massalina di cose. L'ele è andato di là, la sinistra, L'ele, Domenico, anche la ragazza con la bionda, mi sembra. Che cosa? Domenico, sì. Poi c'è la Giuliana. L'ele. Il Marco, forse, anche il Marco, lo straccia. Sì, Marco. Marco Colombo. Allora ha detto che non sapeva del andiamo tutto. No, non è che ha detto la discesa, quella dopo. Ah, quella Occhio alla pianta! Bravo! Attenzione! Testa! Ognuno dice qualcosa! Resta. Bravo. Che è che ho fatto?
aspettiamo? Mi sa che si è sfatto un po' giù. Sto cercando di filmare tutto. Sai che bagnata quella lì, sono cacchi. Infatti ho detto. Abbiamo fatto un anno in discesa bagnato, troppo divertente. Immagino. Vieni giù diritto. Oh, basta che devi concentrare quell'albero qui. Divertentissimo. Allora, bagnato, devi stare un pelino più attento. Un filo. Sì. Sì. Qua. Oppure fare lo zigzag anche di là, ma no, sì, è più breve. Vedo scendo di là. Sì, è più breve. Se lo faccio in piedi. Attacchiamo un po' su. È pronto, sì. Spettacolo! Cazzo, 20 km a Milano, ma che pace! Fa più un'ora qua, eh! No, non è un problema, ma c'è più profondo! Sì. La tasca che ho fatto! Cazzo, no, davvero! Quindi poi è un po' più, ma è un po' più! Sì, sì, sì! Il fratello un po' meno, mi è allergico! Però! Ah, ecco anche! Tutto il rosso alla direzione. È come un po' di vento, come lo tocchi dentro ti lascia un profumo. Adesso non so se ci sono ancora. Anni faccio tutto. Facciamo una tappasciata di qua che ci passava. Domenica c'è, Domenica. Sì. Non so se passa di qua, ma domenica c'è la corsa di Montevecchia. Passa di là. Sta sempre di là. Organizza Sergio, eh. Ah sì? Lui? L'anno scorso alla fine eravamo venuti qua, perché adesso qua vivo sabato, magari posso venire i miei qua a camminare. Hai letto il programma della Pasquetta? No, quando? No, figa, sono tutti sudato come un camello. Non so come fai a mancare uno. Non ci pensa. Se io già faccio d'inverno, vado a nudo, figurati adesso che cazzo lo so fare. Bene, no? No, io puoi sentirmi l'aria addosso. Mi dà fastidio, ma... Occhio! Certo della felicità. Sono tutti dentro e infelicità. Adesso rientriamo sull'asfalto. Facciamo l'eremo. Da tutta la valle Trentina. Andiamo fuori sotto Bariano, saliamo all'eremo, scendiamo l'Umania. L'Umania scende proprio fino di strada e poi vai su da Renflash e poi ti porti a casa. Siamo già un'ora e 10, quindi altri un'altra mezz'ora buona. Ecco, non stare più davanti allora. Questa, eccola là. La fine di tutto questo sterratore qua, c'è cioè l'asfalto, girate su sinistra, fate tutta la salita e quando sentite una salita del
sempre a destra. E questa è sempre a mezza costa. Acqua! Acqua! Devi vedere chi c'è, chi la conosce. C'è anche il pastore, della grotta. C'è qualcuno che non si chiama, adesso la vediamo, appena arriviamo alla parte la vediamo. Chiaro, comunque la sua spalla si inizia a vita. Non devo rischiare, rischi di trovarti veramente... il pastore, questo sta il capo del pecore. Guarda l'altimetria che abbiamo fatto. Figa. È discesa al finale. Come? Cos'è l'altimetria? Ah, la discesa figa. Si vede in diretta l'altimetria. Il pastore, questo sta il capo del pecore. Guarda l'altimetria che abbiamo fatto. Figa. È discesa al finale. Come? Cos'è l'altimetria? Ah, la discesa figa. Si vede in diretta l'altimetria. Sì. Mi ritroverai un altro, dai. Sì. Hai già trovato? Faccio un'ora. Vabbè.